Come no? Anzi, sa che è stata la chiesa. Stata la chiesa. Un bel filmetto di Sanina e Kinder Fetta a letto. Ma... Ui, usciamo! Sì, usciamo. Dai, vatti a vestire. Ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? Ma ci andiamo a divertire. A te vuoi fare la balloria? Sì. Io no. Non mi va. Come no? Anzi, sa che è stata la chiesa. Stata la chiesa. Un bel filmetto di Sanina e Kinder Fetta a letto. Ma... Ui, usciamo! Sì, usciamo. Dai, vatti a vestire. Ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? Ma ci andiamo a divertire. A te vuoi fare la balloria? Sì. Io no. Non mi va. Come no? Anzi, sa che è stata la chiesa. Stata la chiesa. Un bel filmetto di Sanina e Kinder Fetta a letto. Ma... Ui, usciamo! Sì, usciamo. Dai, vatti a vestire. Ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? Ma ci andiamo a divertire. A te vuoi fare la balloria? Sì. Io no. Non mi va. Come no? Anzi, sa che è stata la chiesa. Stata la chiesa. Un bel filmetto di Sanina e Kinder Fetta a letto. Ma... Ui, usciamo! Sì, usciamo. Dai, vatti a vestire. Ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? Ma ci andiamo a divertire. A te vuoi fare la balloria? Sì. Io no. Non mi va. Come no? Anzi, sa che è stata la chiesa. Stata la chiesa. Un bel filmetto di Sanina e Kinder Fetta a letto. Ma... Ui, usciamo! Sì, usciamo. Dai, vatti a vestire. Ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? Ma ci andiamo a divertire. A te vuoi fare la balloria? Sì. Io no. Non mi va. Come no? Anzi, sa che è stata la chiesa. Stata la chiesa. Un bel filmetto di Sanina e Kinder Fetta a letto. Ma... Ui, usciamo! Stop.
ぶ心優しいだけじゃ守れないものがあるわかってるけど水面下で絡まらせるのく透けて見える偽善に手を罰手に舞い手に舞い手に舞い I don't need you いつ最後の頼り挑み続けたいな自分から美しい乱暴に Bella raga, bella, buongiorno. Buongiorno. Galattica. Buongiorno. Cosa? Galattica. Ciao Ale, sì. Ciao Manu, ciao Sole, ciao Grid. Tutto bello. Ciao Marco, ciao professore. Buonasera. Allora. Buonasera anche se è pomeriggio. Buonasera anche se pomeriggio. Ciao Pupu, amichettina mia Pupu. Ma buon pomeriggio, ma lo dice qualcuno. Ma buon pomeriggio è desueto, cioè. Desueto mi piace. Sai che se qualcuno sa se Meteor ha dormito. No, già sta un per cazzo Meteor. Sì, sì, è entrato, no, no. Ho dormito, tutto... ho mangiato. E ti hanno regalato a Black. Frittura si tratta bene. No, si è trattato, dopo la sua vittoria di ieri. Ciao Russo. Si è trattato bene. Abbiamo festeggiato a casa. Festeggiato, oh, perché Star Wars è carino, dai. È figo Star Wars. Frittura di pesce per tutti. Sì, ragazzi, ho sbagliato. Quante ore di sonno, media? E vabbè. Oh, 8:30. Oh, Madonna. Si può far meno. Io ho dormito 6 ore stanotte. No, è perché ho combattuto un po' con YouTube, che è successo un po' un dramma. E niente, vabbè. Come paga oggi Twitch? E mi sono letto il capitolo di One Punch, visto che voi ve lo leggete stasera, non ci sto. Io me lo so già letto. Vabbè, non dire niente. Non dico. 50 subs, media... Fa spoiler al limite. Spoiler al limite. No, no, a 150 sub, meglio non parte. Sai che anche bello. Ciao, Ludovico. No, sai che content che poi la viga sua lo chiama in live. Vabbè, e fa: ma non ti preoccupare, Manu. Lui no, non vengo più. Opinione di Meliador senza spoiler. Come? Opinione di Meliador senza spoiler. No, dai, allora fai una cosa, dai solo un voto e basta. Non voglio sentire nulla. Solo il voto al massimo. Credo che il voto. Credo che bella... il voto sia. Ma cosa? Il voto è spoiler. Cosa il voto è spoiler? Beh, spoiler. No, ma cosa? Ma sti cazzi, quello è piaciuto a lui. Gli piace Star Wars? Dai un po'. Ma è che. Vabbè, troppo il lungo. Boot è boundless, cioè... Madonna. No, è che è fuori schema. È fuori schema. Cioè, è difficile dare un voto. Fuori schema. Fuori schema. Ma vabbè, non classificabile. Fuori schema. Non classificabile. Va bene, ciao Livio, ho recuperato il bot di ieri da fan di Star Wars. Mi è dispiaciuto vederti così a disagio parlando del film. Purtroppo il fatto di non averli visti nel contesto giusto non ha aiutato. Adesso vuole bene, grazie Asso. Ma secondo me se vuole bene. Semplicemente Livio sei un coglione, punto e basta. Era molto più efficace, però vabbè, ci può stare. È un capolavoro la prima trilogia. Trilogia prequel. Ma sei matto, capolavoro. Se no siamo d'accordo. Di cazzo ammetto un capolavoro. Siamo d'accordo. Allora. Va bene, allora vai, partiamo con i link in Italia. C'è uno solo. Zoom. Allora, guarda chi è arrivato lì. Eccolo subito, subito. E come fai a stare qua se stai al lavoro, eh? Lavativo. Ma l'hai già letto? Ah no, lui l'ha già letto. Ma sicuro, ma lui l'ha letto prima che uscisse. Ma Luca Matteo ha imparato il giapponese per leggerlo prima che se venga tradotto. Vale, non ho letto, mi sono perso. Io ve lo devo dire, siete stati ingiustamente cattivi evocato. Con Livio, che aveva ragione. Star Wars due palle, sì, no, due e tre, unica cosa bella di tutta la saga. Sì, sì. Beh, parlavamo di quello. Sì, però l'uno non... Ma che vuol dire? Luca Matteo tutto evocato e Luca Matteo tutto indaffarato, cioè, sta già qua. Ma sì, allora aspetta, te lo linko subito. Te lo linko subito. Vi linko subito il Discord per chi vuole commentare insieme agli altri ragazzi sul Discord. Questo è il link. Olè. Allora.
Primo linkino e unico di oggi. Vai, ma... no. È bravo, Livio, e colla. Ma quanti, ma quanti devo vedere? Ta-da-da. E questo è il terzo. Cioè, basta. Ma che altro devo... Cioè, hai capito? Ma è un film importante? Non è canonico. Cioè, hai capito? È un filmaccio del cazzo. Vabbè, che vuol dire? Che stanno pompando. Perché Dragon Ball Super quello dei Super è canonico. Ma, sì, ma lo pompano uguale. Vabbè, ma cioè, che vuol dire? E poi lo pompano. Ah sì, Mark, sì. Ho visto, poi sì, grazie, il canonico Mark di Superman, che è, cioè, non c'ha più senso di essere definito tale. Ci hanno tre storyline parallele, cioè. Sì, ormai non si capisce più un cazzo. Vabbè, vai, vediamo sto. Oh, ed è qua che la demonetizzazione, vabbè, entrerà. Forse è quello che vuole. Doroji. Comunque hanno fatto un'immagine di Shanks e la ripetono all'infinito. Shanks che si vede soltanto con la bocca, perché che fa il sorrisino. Red, no, ma è, cioè, il rosso. Penso sia la scena che ho visto più volte di One Piece. Il rosso. Facessero qualche film, non lo so, Retto, prequel su qualcosa. 8.6, eh? 8.6 hanno già dato sto film, eh? 6 agosto, sì, eh? Sì, molto bello. 8.6 è il voto, due settimane. Mica è come te. Ripetita Juvent. Mica è come te. Oggi dissiamo Livi, ma Livi si dissa sempre. C'è un perché. Self-dissing, direi. Allora, vai, partiamo col... No, capitolo era le cose, di One Piece. Allora, volevo, prima di iniziare col capitolo, volevo semplicemente ricordare, sì, che Oda ci ha tenuto a dire che tranquilli, ragazzi, pure se non avete visto, pure se non finora, avete visto i primi 1053, grazie, va bene asso, uguale, grazie asso, cioè lo potete seguire da questo capitolo, che è un'opzione di marketing, però che, cioè, io se fossi un vero fan mi sarei incazzato a bestia. Luca Matteo, come l'hai presa? Errore di traduzione. Errore di traduzione. È una stronzata quella lettera. Top 5 power up brutti. E tutti quelli di Ichigo. Tutti. Molti. Quelli che ha letto tutti, vecchi capiti. Come tutti, vedi? Tutti quanti. Che Sommo lo prendeva in giro. Invece aveva ragione Livio. C'avevo ragione io, potevo iniziare direttamente da questo. Non vedi? Servì a niente leggere. Porta rispetto, un cazzo. Tu e quella merda di Ichigo. E che nuccio, porco due. Che nuccio. Ma che è? Tipo Barbie, che nuccio. Che nuccio, la sua luogotenente lo chiamo continuamente che nuccio. Che nuccio. E quindi è che nuccio. Oppure che nuccio. Vabbè. Mamma mia, se ti sei appena svegliato, eh. Vabbè. Diamoci fai il recap, dai, Libby, fai un recap. Niente, è finita la saga di Wano. Fine saga di Wano, e sì, hanno presentato il nuovo ammiraglio. Sì, hanno presentato il nuovo ammiraglio, sono usciti i quattro imperatori, sono loro, sono uscite taglie nuove e non ce ne frega un cazzo. Guarda, è tutto inutile. Guarda come vi percula Buggy. In realtà non è finita, dice Vu, questo dice Vu. Attenzione, in realtà non è finita finché io non dico che è finita. Vi prego, no, eh. Cioè, che cosa vuol dire non è finita? Solo per te, Livio. Che altro c'è? Questo è, vedi, è Napoleone degli Aristogatti. Vabbè, quattro imperatores. Finché non vanno via da Wano, io non dico. Esattamente, non è finita. È finita. Non è finita finché io non dico che è finita. Ci siamo? Vai. Wano, capitale dei fiori, dietro le quinte del banchetto. Capitolo 1054, imperatore fiammante. Bello imperatore fiammante, concettuale. Sto leggendo un manual che c'ha l'imperatore delle fiamme. Copiato. Ci dicono leggete seriamente oggi, perché a quanto pare questo è un capitolo sacro. Va bene. Quindi leggeremo. Leggeremo seriamente. D'accordo. Denjiro, anche tu qui? Il signor Rufy non deve saperlo. Vieni, gatto, eh? Il potere di influenzare l'ambiente, per quanto lo si desideri, è difficile da ottenere.
Il potere di influenzare l'ambiente. Eh sì, credo sia il potere di toro rosso. Ma di toro verde, scusa. Sì, ma lo fanno tipo. Ma secondo me sta parlando del risveglio. Può essere, non lo so, vediamo. Puntini, puntini, puntini. Ehi voi, non intralciatemi, samurai. Allora aspetta, nota, stanno... in giapponese Entei, come il Pokémon, imperatore delle fiamme, stesso nome della tecnica utilizzata da Ace sull'isola di Banaro. No, questo lo credo sia che Toro Verde che stia parlando del frutto Nika, molto probabilmente. Secondo me, pensare l'ambiente. Secondo me, la reality. Secondo me parla dei risvegli. Oh, ma Giorgio. E poi ti sta facendo capire che lui ha il potere. La traduzione fa schifo. Ho preso Lupitim apposta. Se no cagate il cazzo. Che devo piattere? Ma tanto più? Qualsiasi traduzione top 5 protagonisti di videogiochi. Quindi va sì, bene. Praticamente fanno tutte schifo. Sì, sì, sì. Per un motivo o per l'altro. Ragazzi, troviamo dei parla traduttori migliori. Va bene, anime. Porco Livio, un'altra volta. Giù, prego. È finito. Allora, si gira. Acci vostri, non ce leggo. Questa mi sa tanto di scena tipo. Uno della marina è un nemico d'oltremare del signor Rufy. Cosa credi di saperne del mondo esterno? Le divinità di questo mondo sono i draghi celesti. Se non siete parte del governo mondiale, non esiste alcun diritto per un paese come il vostro. È incazzato? Ammazza, guarda come urla là. Niente di personale. Niente di personale. È così che va il mondo. Foresta di muscoli. Questa è la foresta di maggi. Foresta di muscoli, bellissima. È imbarazzante. Perché ci hanno detto di farlo. Ma scusate, foresta di muscoli. Adesso sembra veramente una comica fatta apposta. Questo tizio c'ha il potere, diciamo, delle piante, le cose. Sì. E cosa fa? Foresta, dei pugni. È vero, crea è meme, dei pugni. Meme. Dei pugni di foresta. No, questo è vero. Dei pugni, davvero? Questo è terribile. C'ha il frutto bosco. No, si chiama così davvero. Sì, ma il frutto bosco è figo. Però dici, come, cioè, One Piece finisce sempre a cazzotti. Dici, vabbè, ma non ci provi neanche. Magneto usa i pugnetti, quello usa i pugnetti. L'unico è Lo che ci prova a non usare i pugnetti. Era difficile però mettere col potere della foresta, il potere di chiudere l'immagine a destra, che forse l'immagine diventa più grande. C'è un anime che si chiama One Punch. Bra. Che devo fare? Leggi, bra. Ci stanno meno cazzotti. Ma guarda che Livio legge. Ma non usa solo. Vabbè, mo vediamo. Beh, ci mancherebbe. Chiudere cazzo. La roba a ci mancherebbe, cazzo. Io contesto proprio il fatto che un tizio che ha qualsiasi potere, almeno una volta, se non per la maggior parte del tempo, usa il suo potere per creare dei pugni. Che cazzo ci fai con i pugni? Che cazzo ci fai con i pugni? Andiamo avanti. Ma crea almeno una lama, cazzo. Il frutto bosco. Che ho mangiato mi ha trasformato in una foresta umana, Swamp Thing, bellissimo. Bello. Sono il padre di tutto ciò che vive sull'oceano, è il Rogia della natura stessa. Bello, carino. Guarda, crea grandi cose dal terreno. Sapete, l'uomo... Ah, invece è un pugno di legno, me coglioni, eh? Beh, è bello il pugno di legno, ma è concettuale. Tanto ci mettono l'aghi, crea una lama, non creare un pugno, che tanto è uguale. Il materiale non cambia un cazzo, perché qualsiasi materiale usano, con qualsiasi potere, lo rivestono d'aghi, ed è la stessa cosa. E moci rivestito d'aghi, cazzotto. La foresta rivestita d'aghi, cazzotto. La gomma rivestita d'aghi, cazzotto. Uguale, identico, qualsiasi cosa identica a se stessa. No, guarda, allora, devo dire che qua era veramente difficile. Cioè, però io penso che ci sia dell'arte. Cioè, se tu riesci a usare tutti questi poteri e farli usare tramite cazzotto, per me pure il metallo ricoprono d'aghi. Per me è arte. Cioè, questo potere era difficile da mettere sotto forma di cazzotto. Invece foresta di muscoli, devo dire che... Cioè,
mi ha stupito quantomeno, capito? Cioè non me l'aspettavo, capito, che i pugnetti pure qui li mettessero. Prima ha succhiato tutti con le radici, ha fatto succhia succhia. Allora, da una parte sono da una parte sono contento del fatto che mi dà ragione, ok? Sì, però sì, dall'altra dico, cazzo, ma sta superando la, cioè sta arrivando al meme, nel senso dopo un po' scavalla, no, allora, il fatto che una guarda fantasia, che te leggi, allora, Livio, il fatto è questo. Oda è palese che si vede le live italiane, no? Si vede Daily Mello, si vede Anime Night. Palese. Palese, ok? La cosa che tu devi fare, nel momento in cui viene criticato che finisci sempre a cazzotti, qualsiasi potere tu abbia, finisce sempre a cazzotti, allora una certa dici, è meme. E così giustifichi tutto quello prima. Ah, no, infatti, cioè, là, qua il problema è che io gente, voglio vedere ancora la gente Aokiji offende con un grande pugno di ghiaccio. Ah, vabbè, ma c'hai dubbi? No, no, io cioè, voglio vedere dubbi che succederà. Cioè, perché scusa, pugno di lava, pugno di magma, bello, esatto, pugno di magma. Cioè, nel senso, non è che fanno tutti la stessa cosa. Poi a voi sta bene, va bene. Cioè, per me è un dramma. No, la trovo una scelta del cazzo. Cioè, sei, cioè, hai una possibilità di essere super fantasioso con 2000 poteri diversi e alla fine tutti fanno la stessa cosa. Non solo questo, sti cazzi. Non è possibile, dovrebbero avere stili di combattimento diversi. Non è possibile che tutti quanti a un certo punto del combattimento piano il loro potere e cominciano a darci cazzotti a caso. Che cazzo di idea? E poi i cazzotti, cioè sono il metodo, cioè per un combattente il cazzotto è il metodo meno efficace per fare del male all'avversario. No, c'è un personaggio effettivamente. Sanji non tira i pugni, esatto, ti è bancato. Esatto. Sanji ha pensato addirittura che c'è la parte inferiore del corpo con Sanji. Incredibile, hai visto? Perché è obbligato. No, solo perché è obbligato. No, secondo me perché all'inizio c'era più caratterizzazione da questo punto di vista. Cioè all'inizio, che ne so, c'era che ne so, Smoker, Sanji, Zoro con le ovviamente spade, Manu, minifoni, Buggy, cioè sì, non sì, ma i coi cannoni, no? C'era più inventiva da questo. Attualmente si è voluto focalizzare solo sui pugni e la forza brutta. No, perché ma perché all'inizio in realtà i poteri paradossalmente erano più semplici. Crocodile, no? Erano più semplici, quindi perché Crocodile è il primo Rogia, quindi basta essere un Rogia. Sì, sì, adesso sì, non basta più essere un Rogia, cioè sei un Rogia sti cazzi, sei uno a casa. Ha scelto lui, ha scelto lui di portare questa situazione. È vero, anche Smoker usa i pugni di fumo. Sì. Non mi ricordo la prima volta che appare se usa pugni di fumo. Tra l'altro usa i pugni di fumo quando c'ha una lama di Almadolite, ma questo... Sì, è un altro discorso. E, nel senso, raga, a me dispiace, però... Io lo capisco, vi piace un sacco, ma pure io me lo leggo, cioè nel senso stiamo qua dopo 25 anni ancora appresso a lui. Però raga, è proprio... T'ho detto, sta diventando quasi meme, cioè sta superando il non ha inventiva e lo sta portando a meme. Vediamo come lo fa. Fa il giro. Sapete, l'uomo ha il bisogno di creare esseri socialmente inferiori. E guardando dall'alto in basso paesi non affiliati come questo, che tutti vivono serenamente, la discriminazione ci rassicura. Mazza, bravo, carino. Una persona politically correct. La discriminazione ci rassicura. Bello. È politically correct il ragazzo. Sei diventato Togashi, zi? Sì, vabbè, insomma, Non importa. Lui adesso è grande uomo foresta. Non importa quante persone moriranno oggi, la legge non arriverà mai fin qui. Provate a fermarmi, forza, rahaha. Ne ucciderei a migliaia per arrivare a Rufy, cappello di paglia. Ok, bello. Ok, abbiamo inserito il nuovo Zenigata e il nuovo Smoker. Sì. Vabbè, adesso aspetteremo il momento in cui ci spiegherà perché lui odia così tanto Cappello di Paglia. No, vabbè, l'ha detto quando è comparso la volta scorsa. No, quello che ha detto che è da tenere d'occhio. Questo non giustifica il ammazzerei mezzo mondo per arrivare a lui. Ok, sì, magari c'è un'altra motivazione. Cioè, questa frase mi fa pensare, in realtà... È molto più forte il suo desiderio di arrivare a Cappello di Paglia, è
non è... C'è un secondo motivo. Dici. Cioè, non è limitato a quello che hanno gli altri. Se no non mi dici questa cosa. Dopo 20 anni di tirannia, stanno finalmente festeggiando la libertà. Non ci intrancerai il... Non ci in, sì, intralcerai il banchetto. Chi sei? Che Goku cosa non lo sai. Oh, leggi serio. Signor Yamato. Per una volta. Io sono Yamato, il figlio di Kaido. Kaido? Yamato dice il vero. Non ti daremo occasione di turbare i nostri eroi ancora in fase di recupero. Ma dove hai detto, scusa? Qua. Ma perché non ti perdonerò? Ah, per... ah, io pensavo... No. Dici? Dico sì. Va bene. Non ti perdonerò per ciò che hai detto. Ambizione? Kaido? Yamato dice il vero? Non ti daremo... Borobrit. Anche lei fa il Borobrit. Attenzione, Borobrit. Che cazzo fa il Borobrit? Ma no, ma sarà qua Momonosuke. Momonosuke sa fare il Borobrit adesso? Vai avanti. Penso. Sì, eccolo per forza Momonosuke. Sì. Grande foresta uomo, barbalbero contro Momonosuke Drago. Calici divino, eh? Momonosuke. Lord Momonosuke. Non fa nulla. Dileguati, bello dileguati. Ti spedirò lontano dagli occhi della capitale. Comunque sta forma è figa, mi piace. Nonostante tutto, grande uomo albero gigante. Sì, sì, figo, barbalbero ci sta, figo. Ci sta. Non diverrai un cruccio per il nostro popolo. Ho una promessa da mantenere. Grande morso ad albero. Un drago rosa. Che strano. Non ho mai sentito di un potere simile. Non intralciarmi. Ah, Momonosuke. Scusa un attimo, ma non ho capito una cosa, ma un tizio con un accendino. Vabbè, chi io da accendino, ma Momonosuke o caga. Ma c'è è Bar un cazzo Brit. Di drago. Borobrit ha fatto. Sì, ma no, che, cioè, non si è visto, cioè che cosa, ma non ha fatto niente. Non, ma perché c'ha laghi. Ma ho capito, ma è fatto di legno. Ma abbiamo, cioè, non serve, non cambia niente. Che cosa sei fatto? È ininfluente. È un tutt'uno con la natura. Ma sì, no, ma è tutta una questione di haki, tanto. Cioè, è estetica. Non l'ha fatto il Boro. Era una gag. Era una gag. Non è riuscito ad usare il Boro Brit. Ah, sì, perché ha fatto la nuvoletta piccola. Ok, ok. Non c'è riuscito. Yamato, tu non devi duellare, tu non puoi perché passare. Non devi duellare chi perché che che no, non ti seguo Nani. Lei Wano a largo, quindi più in là. Grazie. Attenzione. Non ci credo. Attenzione, sta per uscire il film. È davvero diventato qualcuno. Andiamo boss. Rufy è un gran pirata oramai. Guarda, quanto tempo. Guarda le cose, le ferite sull'occhio. L'ultima volta che sono stato qui ci stavamo separando da Oden. Momo e Hiyori saranno adulti oramai. Dai boss, andiamo da Rufy. È fantastico, è davvero fenomenale, giubilo. No, aspettate ad attraccare. Non sono ancora pronto ad incontrare Usopp. Ma ci sarà anche quel moccioso di nome Kid, no? Non si era scontrato con noi? L'ultima volta? Ha preso la pizza l'ultima volta? Va bene, dai. Sta arrivando il personaggio preferito di Dellimello. Esatto, esatto. Posso il vampiro. Dire che ancora una volta... Dellimello ha ragione. Conferma avere ragione perché è tutto nuvoloso. È nuvoloso ed è sembra notte. Tutto nuvoloso. Adesso vedi che esce dalla stiva lì, la sottoperta. C'aveva ragione, ragazzi. Non compare il giorno. Guarda che lo scrive Dellimello. Guarda che è incredibile sta cosa. Ma tu guarda. Però vedi, è proprio uno sguardo comunque allora, o è fiero, cioè dallo sguardo sembra fiero da come è disegnato. Non sembra avere intenzioni maligne. Ma no, no, dai, cioè, nel senso, allora, guarda, io mo tutti i gag, eccetera, eccetera, ma se alla fine... Lui è un vampiro. No, 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 ma può essere un vampiro buono. Però se lui alla fine viene fuori come villain,
secondo me non c'è coerenza narrativa. Cioè, non è troppo, cioè, è troppo facile che me lo disegni come se fosse super buono tutto il tempo. Bene, tu fa, non è vero, ero cattivo. No, non funziona così. Cioè, dovresti mettere delle. Cioè, vedi, cioè, questa immagine, questo volto non ci dovrebbe essere. Perché in questo momento lui non lo guarda nessuno, ce lo guardiamo solo noi. No, sì, magari non è disegnato. Vabbè, benissimo, e magari questo qua è lo sguardo del va tutto secondo i piani. Sì. Beh, no, che tipo Aizen? No, beh, Aizen sembra, cioè, Aizen comunque sia. Beh, il primo Aizen c'ha sempre quella faccia torniona, finta felice, che maschera sempre, cioè, che è uno che ti, anche se ti devi dire una parolaccia, te la dice col sorriso, quindi ci può stare. Vabbè, ma non solo, è anche proprio che lo vedi che. Comunque se lui sia è fiero del suo piano, si può essere lui fiero del suo piano in questo momento, non lo sai. Cioè, nel senso, davvero sta andando tutto come avevo previsto. Vabbè, non lo puoi sapere. Vai giù. La nave del rosso. Là c'è il CP9. Si mette male lì. Ah, sono loro. Questo che, è un flashback. Cioè, lui si ricorda di quando hanno incontrato la CP9. Quando aveva ancora il cappello di paglia. Non importa, andiamo. Ma che bello, ma guardiamo come ha preso il frutto Nika. Ah, è vero, interessante. Il flashback che ho preferito di... sento odore di buco di trama. Dai, bello i buchi di trama, mi piacciono un sacco i buchi di trama. È il momento preferito di Maggi. Ma che vogliono? Non abbiamo tesori qui, c'è solo un frutto del diavolo. Senti il brividino. Io lo sento, ich ben trofek. Sono qui per un frutto che ti rende di gomma. Attenzione, loro non sanno niente del frutto. Attenzione. Sono qui del governo, per un frutto che ti rende di gomma. No, questa è una domanda, Cioè, no, ragazzi, no. Sono qui per un frutto che ti rende di gomma. Cioè, sono venuti a romperci il cazzo per un frutto di merda. Ma quello che parla è il tizio quello lì. No! E quelli sono da CP9. E lui si interroga, ma che cazzo vogliono questi? Ma te pare che sono qui? CP9 non sa che quello è il frutto Nika. Il truppino. Com'è il truppino? È il truppino. Quello è il truppino. Vabbè. Beh, quello è Sanji disegnato male. È un truppino. Beh, sono d'accordo. No, ragazzi, qua stiamo arrivando alla parte a cui non volevo arrivare. La CP9 che ne sa? Beh, vabbè, nel senso, truppini da CP9, allora, raga, adesso voglio vedere come va avanti questa cosa, ma se tu mandi in galera il tizio che aveva. Ah, è vero, questo è il tizio. No, è vero, non vedevo le corna, ok. Questo è il tizio quello di Kaido. Se tu mandi in galera il tizio che doveva proteggere il frutto Nika, ma non gli hai detto il frutto Nika, ma un frutto di merda. E lui, tanto che lui dice che cazzo vogliono qui, stiamo proteggendo una cosa del cazzo. E beh, forse stai un attimino attirando l'attenzione su questa cosa? No, visto che vogliamo fare le cose, no, perché noi mettiamo la taglia tutto uguale, perché sennò loro si accorgono c'è qualcosa di strano. E poi però metti in galera un tizio che di base non ha fatto niente di male, non sapeva niente, l'hanno attaccato i pirati, gli hanno preso un frutto di merda. Comunque tutto quello... Pazienza, no? No, pazienza no. Perché? Perché serviva un personaggio che ti diceva: no, perché io stavo lì quel giorno, colpa tua, merdina, che mi hai fatto andare in galera. Ma non lo può sapere, però. Perché se lo sapesse, allora non avrebbe molto senso tutto quello che viene fatto durante la cosa. Quindi facciamo che non lo sa nessuno. Però mandiamo in galera al tizio che non lo sa. Perché non ha fatto niente. Però comunque, e nessuno si fa una domanda. Cioè, comunque ha perso un frutto del diavolo. 10 anni. No, ma questo tizio ha appena detto: ma che vogliono? Non c'è manco un tesoro qua, solo sta merda. Sì, ok. Sì. No, quindi, se no, Momonga in galera. Cioè, Momonga è andato lì perché doveva prendere Boa Hancock, una cosa molto più importante. Non la prende, Momonga in galera. Momonga-sama in galera. Cioè, tutti in galera. Smoker in galera. Cioè, quante volte l'ha monculato Smoker? In galera. No, solo lui in galera. Questo è vero. Io speravo che non me lo facessero vedere questo flashback, che rimanesse solo nella nostra immaginazione. Monga così è un marine, non un agente governativo. Così ognuno che cambia? Si,
cioè si metteva la cosa che più poteva calzare, invece adesso però, lo fanno proprio vabbè, vedere. Vogliamo rimanere sulla CP9, Lucci in galera, che cazzo fa ancora in giro, anzi addirittura aumentò di grado in galera, si è fatto, cioè praticamente doveva difendere il quartier generale, sì, si è fatto, in cuore da un coglione, galera, cioè Lucci che ci sta a fare in giro, cioè quello è grave, quello è grave secondo il mondo, non è che hai qualcosa da nascondere, quello è proprio grave e basta. Questo gli hai dato una cosa, infatti. Ma no a lui, secondo me. Infatti non ci sono neanche magari quella CP9 forti, probabilmente, non lo so, adesso vediamo. Ciao Pier. Ciao Pier. In galera, vabbè, vediamo come prosegue, giù. Sì, esatto, promosso da un fallimento sul campo, questo invece in galera, perché ha perso un frutto di merda. Ma nessuno la sospetta. La colpa a qualcuno tocca furtarla. Ma che colpa a qualcuno, scusa, là perché Lucci non sta in galera? A chi la diamo la colpa di quello che è successo a Enis Lobby? Sì, sì, ma palesemente lui è un capro espiatorio. Dai. E non ho capito perché non c'è un capro espiatorio per Enis Lobby. Cioè, Enis Lobby è molto più grave. È un disastro Enis Lobby. Cioè, pubblico, qualcuno sì. doveva pagare per Enis Lobby. Promosso. Qua perde un frutto di merda, non lo sa Spandam, nessuno. Spandam, ma che fine ha fatto? Non mi ricordo. Non me lo ricordo manco. E forse Spandam, dai. Infatti, che cazzo c'entra Spandam con Enis Lobby? Ecco, ma è Spandam, è il capo. Scusa, è il capo vabbè, di Lucci. Dici, ok, dici perché. Paga lui per tutti. Paga lui per tutti. Esatto. Bah. Vabbè, non lo so. È in galera Spandam. È CP0. CP0 adesso Spandam. Allora no. Siete sicuri? Anche lui è promosso. Cioè, non lo so. CP0 è meglio CP9? Boh. Non lo so. Vabbè, comunque non sta in galera. È in galera Spandam. Va bene. Spandam si vede a Dressrosa. Promosso pure lui. Spanda in CP0. Dai, su, non c'è un cazzo di senso questa. Ma allora mi dispiace, onestamente. No, non era, secondo me non era salvabile. Ok, quindi purtroppo per Oda qualsiasi cosa fa viene criticato perché si è incastrato proprio male su sta storia. Però vorrei che fosse pacifico per tutti che si è incastrato male retcon e andiamo avanti, avanti. Però finché invece mi rispondete no perché in realtà cose che tu ci pensi così potrebbe avere un senso colà, allora io continuo a romper cazzo. Momento in cui smettete di provare a difenderlo, andiamo avanti, perché no, poteva avere senso nel momento in cui non te lo fa rivedere. Io sono molto curioso di vedere come va, perché in questo momento tu mi stai facendo proprio vedere come è andata. Certo, ok, sì. E questo è pericolosissimo. Quindi Spandam mi ha manicato. Vabbè, gli altri. Che vuol dire Spandam ha manicato? Spandam ha manicato, Lucci promosso. No, gli altri che stavano con Lucci, però, che fine hanno fatto? No, Uomo Giraffa mi sa che c'è ancora. Ma sì, vabbè, ma è ininfluente. È che questo tizio in tutto One Piece è l'unico che fa parte del governo che ha pagato. Overpagato, direi, non pagato. Cioè, manca di, sai, l'abbiamo congedato in galera. In galera questo tizio è finito in galera perché gli è dato un frutto di merda e gliel'hanno inculato i pirati in galera. Beh, quello però dipende. E poi però no, perché il governo non ti fa capire che loro sanno del Niganiga, perché tutto quello che ha a che fare col Niganiga, sì, in realtà fanno finta che è una cosa normale. Non è vero, non è vero questo tizio. Cioè, ma nessuno si è fatto le domande su questa storia. Ma dai, su. No, beh, perché sei in galera? No, solo su Rufy funziona questa storia. Su Rufy è tutto ombroso, tenebroso. Facciamo finta di non aver capito, facciamo finta di non far capire agli altri, così intanto lui ci può inculare perché dobbiamo fare finta. Gli altri invece questi in galera perché ruba un frutto e lui non sa neanche che sta difendendo. E vabbè, Nico Robin a rogo, una ragazzina di 8 anni, 90 milioni di berri di Rufy invece no, perché sennò poi è strano. Perché prima non c'era questa storia, non ci hanno pensato. E adesso stanno cercando di tenere una coerenza con quello che hanno fatto su Rufy prima, quando non ci hanno pensato. Però effettivamente ha senso che lui vada in galera, che non che lui non ci vada. Non ha senso eventualmente che non ci vada Rucci. Cioè pure Lucci no, allora, deve o no, ce aspetta. Li mandi tutti o ce li mandi tutti o non ce li mandi nessuno. Sì, ma il buco è di là, non di qua. Ma come è il buco uguale, è di là? È un no, buco perché uguale, vuol dire? Cioè, nel senso non è il chi buco, se ne frega? Il buco di trama. A parte no, questo ha senso il cazzo. Tu cioè, che tu sei mandi più un grande un esperto di buchi di trama. Dovresti sapere che il buco di trama si forma quando ci stanno due posizioni che non coincidono. Sì, ma non l'ho finito di leggere questo capitolo. No, aspetta, è di solito la seconda che vedi. Cioè, se tu mi hai già fatto vedere Lucci e Lucci non va in galera, tu mi hai fatto già vedere Spanda e Spanda non va in galera, se mandi questo in galera è lui che è bucato, non quelli prima.
Vabbè, fammi vedere come cazzo finisce sto capitolo. Dai, vediamo, vediamo. Vabbè, flashback. Giubilo, 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 giubilo. Ok. Vabbè, grande pesce. Grande pesce. Vedi, sorrisino. Questo sorrisino. Questo già è più tipo è tutto secondo i piani. Bravo, ma Giorgio. Questo sorrisino già è più ambiguo. Giorgio. Ma no, questo sì, questo. Comunque sì. Cazzo, sembra Sanji pure qua. Ha messo Sanji comunque. Però... Ok, braccio tagliato. Ah, vedi, ricorda. Ok. Con piacere dell'aver perso il braccio in quell'occasione. Sì, lo ha sacrificato, ha fatto un investimento. Ci sta. Boss, conoscete Rufy Cappello di Paglia? Cappello di Paglia? Pare sia uno scimmione inarrestabile. Dicono sia un uomo terrificante. Nota. Il tatuaggio e la maglia dei due pirati riportano entrambi Sore... Ah, quello è Sore Omedaio. Letteralmente, questo sei tu. Gioco di parole in risposta al personaggio dalle fattezze scimmiesche. Non voglio incontrare Rufy. Cosa? Che succede? Attenzione. Nel nostro territorio. Ah, quel Barto qualcosa pare sia un sottoposto di Rufy. Bartolomeo. Sì, credo di sia di lui. Ha bruciato la nostra bandiera e issato quella di Rufy. Che facciamo ora? Ne va della nostra credibilità. Bravo, hai ragione. Quindi... Ma... C'ho molta paura di andare avanti, ragazzi. Quindi c'è, nel senso... sono offesi. Il Barto. Sono offesi perché il Barto ha... Beh, ci sta. Non si fa. No, sono offesi perché Barto ha strappato la bandiera, non si fa. Ha rinnegato Shanks. No, perché c'aveva la sua... c'aveva la sua bandiera, l'ha bruciata per issare quella di... Ha bruciato la nostra bandiera. Per issare quella di Rufy. Vabbè, ma la nostra sarebbe del rosso. Perché evidentemente stava dentro, diciamo, sotto l'egida di Shanks prima. Va bene, Manu. Ciao, Manu. Vabbè, sì, può essere. È un portacabbana. E ne va dell'orone. Sta per arrivare la scena più merdosa del capitolo. Vai. Devo ancora capire chi è. Barto. Non ha rinnegato, l'ha tolta da un territorio di Shanks. Sì, era il suo territorio. Ha rubato il territorio. Ah, ha rubato il territorio. Ok. Si vede in una mini avventura. Vabbè, dai, andiamo avanti. Ok. Questo non lo sapevo. Vai. Grande, bevono, c'è una situazione di banchetto conviviale. Ehi, Beck, andiamo a prenderci il One Piece. Il One Piece. No! Ma quante ne sa Danny Mello? Shanks cattivo confirmed. No. Spam di in chat. La teoria di Shanks cattivo è una teoria che c'è da anni. E certo, l'ha messa Dellimello. Sì, Dellimello l'ha tirata fuori 3 anni fa. Io la sentivo già quando manco mi leggevo One Piece, la sentivo da un botto di tempo, da quando andavo alle superiori, forse. Sta andando contro il profeta? Ho capito bene? No, sto dicendo che la teoria di Shanks cattivo è una teoria che c'è da prima e Dellimello. Cioè, la teoria del vampiro, quella è Dellimello, quella è proprio quella di Dellimello. Quella è proprio sua. Shanks vampiro ho già sentita centinaia di volte. Shanks cattivo. Sì, Shanks cattivo l'ho già sentita. No, ma dai, che palle. Ma dai, ma scontatissimo. Ma poi tra l'altro l'hai detto vai, tira il pippone, per favore. Ma come fa a sapere dove è il One Piece? Perché ti sei lamentato 2 secondi fa che no, vabbè, nel senso, voglio vedere come va avanti. No, perché... non ci può andare in qualsiasi momento. No, io voglio capire, cioè no. Allora, c'è un motivo. Per come me l'ha messo a schermo, c'è un motivo anche del perché si è levato il braccio. Beh, certo, ovviamente. Adesso sì, ovviamente. Cioè, nel senso, lui può andare a cercare il One Piece anche senza essere cattivo. Okay. Beh, aspetta. Lui è vero. No. Perché lui sa di non poterci arrivare. Sì, è vero. Lui sa che l'unico modo per avere One Piece è Rufy. Però questo continua a non farlo cattivo. Opportunista. In realtà non Rufy, gli serve Nico e Robin. E poi scusa,
pure One Piece cerca il sì, sì. Pure Rufy cerca il One Piece. Quindi se anche tu ti metti a cercare il One Piece, vabbè, ti metti. Vabbè, però aspetta, però ci può essere una competizione leale. Cioè non è che di essere forza stronzo, no, poi fa, vediamo chi ci sì, arriva prima. È cattivo. Vabbè, per me questo, cioè, Gai e Kakashi competono tutti i giorni. No, non è che, vabbè, non è che uno, no, è cattivo, no, e l'altro è buono. Qua si parla del tesoro più importante della storia. Cioè non stai parlando di una competizione di facciamo le flessioni. Qua stai parlando di una cosa, cioè qua sei in guerra. Non è detto. Secondo me, ragazzi, state con... cioè, no, questa qua è proprio l'ufficialità di Shanks cattivo, secondo me. Vabbè, no, potrebbe, allora, secondo essere, me non ne esci da questa, nel senso, cosa. Là, possiamo, ma anche guarda con lo sguardo tenebroso così. Possiamo discutere sul fatto di considerarlo un antagonista di Luffy, perché hanno lo stesso obiettivo e solo uno riuscirà ad ottenerlo. Quindi antagonista ci può stare. Però non vuol dire che è cattivo, cioè lo può cercare di raggiungere in maniera, cioè, no, Rappa, lui stava male maniera, quando era bambino, cioè, Barba Bianca, perché, no, dobbiamo capire, Barba Bianca pure sarebbe stato un antagonista di lui, no, però, ragazzi, troppo nel flashback, non ci sono andati sull'ultima, no, isola. Ragazzi, dovete stare attenti ai contesti in cui vengono dette determinate frasi. Qua si è parlato di Rufy, ok? Si è appena parlato di Rufy. E dopo che parli di Rufy, dopo che hai capito che cosa ha fatto, te ne esci con andiamo a prenderci lo One Piece. Cioè, dopo che parli di Rufy, nel senso, i tempi sono maturi, tutto quello che ho fatto l'ho fatto per far arrivare Rufy in questo momento, ed è qua che io devo incularlo. Cioè, è palese. Ma potrebbe sembrare, effettivamente, sì, allora, diciamo che ad oggi è allora aperto a molte interpretazioni, allora, non può essere esclusa quella tua, è vero? No, vabbè, ma tra l'altro una cosa che non mi è chiara. Sì, allora, la cosa di cui ho più paura. Esatto, perché solo adesso. La cosa di cui ho più paura che adesso tireranno fuori che Shanks sapeva del Niganiga, l'aveva preso per un suo piano. Ha fatto pure vedere il flashback adesso. E poi invece Rufy gliel'ha mangiato per sbaglio davanti. E allora a quel punto ha dovuto progettare un piano per far sì che colui che avesse mangiato il Niganiga sarebbe stato per sempre fedele o comunque sia. Vabbè, questa cosa me la vorrei risparmiare. Temo di no. Detto questo, ci sono altri modi per arrivare al One Piece a parte Nico Robin? Dicono Rayleigh, io non me lo ricordo. Rayleigh? Funziona Rayleigh? Rayleigh è perché l'ha visto. Vabbè, Rayleigh ci può stare, nel senso... Shanks pure... dice di non voler incontrare Luffy, allora come lo ingannerebbe se non va a trovarlo? Sì, adesso. Anche perché, scusami, allora, in questo contesto comunque... lui dice andiamo a trovare il One Piece, va bene, ma lui fisica adesso come ci va? Ma è proprio come, ragazzi, dovete anche sì, dovete, ma per anche forza vedere, gli serve ancora Rufy. Dovete vedere anche un attimo i contesti dove vengono messi. Non c'è stato all'Artel, no, ma anche la vignetta. Rufy, non c'è stato Shanks. Ma lo vedete sta Artel. Vignetta com'è? Cioè, è proprio messa da cioè, questo non è una vignetta male. Da buono, questa è una vignetta da cattivo. Vabbè, comunque una vignetta da cattivo. No, è importante. Cioè, il modo in cui vengono disegnate le cose è importante. Sì, vabbè. Allora, secondo me non è una vignetta da cattivo, ma è una vignetta da tizio cazzuto. Ok? Che sicuramente va in contrasto con i sorrisini che vediamo sempre di Shanks quando parla di Luffy. Detto questo, sicuramente adesso è considerabile un antagonista, ripeto, perché vogliono prendere la stessa cosa. Vabbè, ragazzi, se voi... Allora, io non è che voglio fare l'antipatico, però di certe cose, cioè, ne capisco, ok? Il modo in cui vengono disegnate le cose è importante. Cioè, mo me potete dire quello che vi pare, ma questa è una vignetta scritta in un determinato modo. Cioè, ci sono delle regole che vengono seguite nei manga... Per far sì, è come il cinema, cioè ci sono delle inquadrature, delle cose che ti vengono fatte. Ad esempio nel cinema, se tu inquadri un personaggio centralmente, teoricamente nel linguaggio cinematografico vuol dire che quella persona deve morire o sta per morire. Questo è un altro linguaggio, è come quello. Mo' potete dire quello che vi pare, io sono convinto di questa cosa. Certo che spero di sbagliare. Se vedessi i film sapendo ste cose, cioè... No, vabbè, ma zero pathos. No, ma
sono quelle inquadrature che sono cioè quando vedi una persona centrale in inquadratura e magari si allontana, c'è un carrello eccetera, tendenzialmente è un preludio di qualcosa di brutto. No, ma sicuramente può essere anche un modo per fare un fake plot twist. No, magari sì, è fatta per tirarmi in inganno, però il linguaggio mi dice questo. Sì, che poi bisogna vedere sempre tutto quanto come te lo costruisce, perché se tu mi inganni senza un vero motivo, potrebbe essere un po' una merda. No, potrebbe essere che sta andando a cercare il One Piece per Rufy. Non glielo porta e dice: guarda, ti ho preso il One Piece. No, allora il presupposto. Vai sopra, fammi vedere la frase prima, com'era? Andiamo a prenderci. No, cioè, no, non è che dice allora, andiamo ad aiutare Rufy con il One Piece. Dice andiamoci a prendere il One Piece. Cioè, come per dire, è il momento di incularlo. Può essere, però, perché tu prima mi hai fatto tutti i ricordi, tutte le cose. E proprio in questo momento che stai parlando di Rufy, dici questa cosa. La traduzione è sbagliata. Cos'è? È sbagliato lo One Piece? No, che cos'è? No, però nel senso, allora, lui a Lactale non ci è andato perché si è sentito male, Buggy è stato con lui alla fine e non ci sono andati. Il fatto è che potrebbe essere che tornando gli hanno spifferato anche qualche informazione, quindi lui sa cose che ancora non ha rivelato, magari gliel'ha dette lo stesso Gold di Roger, non lo puoi sapere. Vabbè, stanno lì insieme. Stavano lì insieme, gli avrà spifferato qualche stronzata, quindi lui potrebbe avere delle info particolari e sì, quindi potrebbe... devono spiegare come fa a sapere che quello era il frutto. Lo dovranno spiegare. Secondo me Gold Roger è stato al latte. Ma il sta parlando di Niganiga. Del frutto. No, sì, certo, ovviamente. Gold Roger. Quindi lo sapeva anche Gold... E lo scoprirà nell'ultima isola. Io sono sempre non è scontata come cosa. Attenzione, io sono sempre della mia idea alla Thor alla God of War Ragnarok. No, lui allora, ha ragazzi, visto andiamo, quello che c'è scritto. Andiamo, non è compreso Rufy. Sì, vabbè, prima ma il capitolo non è finito. Ma è finito il capitolo. Finimo sto capitolo. Aspetta. No, ma... allora che cazzo vuoi? Mannaggia la puttana, Livio. Mondo nuovo. Vabbè, è importante. Ma magari te lo spiega dopo. Ha già cambiato scena. Secondo me, no. Già cambiato scena. Quartier generale della Marina. Quartier generale della Marina. Akainu, non possiamo lasciare i rivoluzionari a piede libero. Lo so bene, ma non ho uomini da inviare. E oramai il mondo intero acclama come eroe Sabo l'imperatore fiammante. A caso. Ma perché? Cioè... Stasera buon pancio. A caso. Delle 20 famiglie che 800 anni fa crearono il governo mondiale, vi era un solo discendente al Levely, Nefertari Cobra, che è stato ucciso. Nota. Il giornale riporta il capo di stato maggiore dell'armata rivoluzionaria e il re di Alabasta, Cobra, assassinato da Sabo. Questo gesto ha un significato enorme per i rivoluzionari. Secondo me c'è qualcosa che Oda al momento non dice, vabbè, è come al solito. Io penso sempre che Shanks Cobra è il padre si è di intrufolato nella nave di Roger invece di badare a Buggy quella volta, e lui conosce già la verità sul One Piece, quindi ritiene questo il momento per prenderlo. Sicuro, sicuro non è sceso dalla nave. Ragazzi, allora, che lo faccia in maniera leale o no, vuole inculare Rufy, perché vuole prendere una cosa che vuole prendere anche Rufy. Una cosa che attualmente, dato che lo dice... Prima non sembrava volesse, tendenzialmente. Però adesso lo vuole. E lo voleva Rufy da prima di lui. Almeno Fallasi. La traduzione sarebbe: non pensi sia arrivato il momento di andare a prendere il One Piece? È una domanda, non un'affermazione. Ho capito, però. È una domanda. Ma da dove l'hai presa questa traduzione? Mi pare strano che sbaglino una domanda con un'affermazione. Secondo me è too much, eh. Non so, in giapponese c'è il punto di domanda? Cioè, esiste come... Boh. È sull'isola del One Piece. Questo ci può stare. Ci potrebbe stare. Sì, c'ha senso. Sì. Senti, famiglia. Va. Aspetta un attimo. Che stai pensando? No, sto pensando su... Voi state ancora parlando di Shanks. Sì. No, io sto pensando su questa vignetta. Quello lì è il padre di Vivi, dicono.
Era nell'altra traduzione del Re dei Piragna. Ok, va bene. Vabbè. Quindi era una domanda. Vabbè, potrebbe cambiare un pochino, però lascia comunque il mistero. Vabbè, comunque è una domanda retorica. Il Re di Alabasta Cobra, ok. Sì, è una domanda retorica, non cambia niente. Potrebbe essere. Ci sono due modi però in cui possono succedere cose. Cioè, un conto è ci vediamo alla fine, scontro leale, chi vince si prende il One Piece, e questo secondo me non fa di Shanks un cattivo. Però aspetta. Oppure c'è un problema. Oppure fa mancularella, che è diverso. No, c'è un problema. Secondo me incularlo in tutti e due i modi, lo sai perché? Perché tu sapevi di non poter prendere One Piece. E tu hai, tra virgolette, spronato Rufy. È come se l'avessi manipolato per farlo arrivare lì, per poi all'ultimo batterlo e prendere One Piece. Cioè, anche se fai uno scontro leale, per me comunque lo stai usando, perché lui non lo potrebbe prendere. Ma non è chi t'ha detto non lo può prendere? Non è il prescelto. Vabbè, però effettivamente lui fino all'ultimo faceva parte della ciurma, quindi la posizione potrebbe conoscerla, potrebbe sapere delle cose, potrebbe sapere come arrivarci. Esatto, cioè lui lo sa, cioè... Però se lo sa, secondo me sa che lui non lo può prendere. Allora la teoria è no, perché Rufy l'ha inculato perché gli ha mangiato il frutto che ha preso lui. Che facciamo? Ma Rufy non è che l'ha fatto. Che vuol dire? L'ha fatto apposta. No, di fatto però lui non c'ha il frutto che gli serviva per arrivare, perché gli ha preso quello, gli ha rubato. Quindi, scusa, ma eticamente Shanks... io dico mi vado a riprendere quello che era mio. Scusate un attimo, io mi devo vedere una cosa al volo. Però c'è una cosa che non viene calcolata. Ah, Shanks non ha la D. No. No. Rufy sì. Cioè, secondo me, da come viene messo, è Shanks che gliel'ha fatto mangiare, perché lui c'ha la D, lui e su di lui non l'avrebbe. Vabbè, questa però è una supposizione. È una supposizione. Vabbè, nel senso, cioè, però ci può stare... secondo me sta andando a parare. No, ci può stare, essere. Dipende anche se qualcuno nella sua ciurma c'ha la D, però. Non sappiamo il cognome di Shanks, questo è vero. Ah, è vero, allora potrebbe avere la D. No, potrebbe, però se c'ha la D, Rufy gliel'ha inculato, secondo me. Se non ha la D, è semplicemente il fatto che gliel'ha fatto mangiare a Rufy, perché lui ha la D e poteva arrivare al One Piece. No, semplicemente lui voleva il frutto per sé, ha detto ok, me lo magno, azzo, bamboccio del cazzo, si è mangiato il frutto che volevo mangiare io. Problema, come facciamo? Mi devo inventare tutto un piano per mannare bamboccio, io agisco nell'ombra perché oramai il danno è fatto. Vabbè, allora, secondo me che gliel'abbia fatto mangiare apposta o che se lo sia mangiato per sbaglio cambia poco. Ok, tanto comunque sia, se Shanks la D, ma Shanks sapeva che Rufy aveva la D. Bella questa, Alessio, mi è piaciuta. Sei a D? Shanks sapeva all'inizio che Rufy aveva la D? E penso proprio di sì. Ma non è te, non mi pare, sì. Ma figura. Certo, professore, basta vedere la cosa del primo capitolo. Sì, però se poi retconnano, all'improvviso sarà che in realtà quella scena lui l'ha fatta apposta, bla bla. Cioè, come sta storia, non esisteva il Niga, cioè nella prima puntata non esisteva il Niga, quello era il Gam Gam e basta, sì. Ok? Cioè, quindi tutta questa cosa già è un cambiare le carte in tavola cercando di farsele tornare bene o male. Poi vediamo che a volte ci si riesce a farle tornare, a volte no. Vabbè, ma è normale, nel senso, fai 25 anni un anime che esce settimanalmente e ci sta che a un certo punto cambi delle cose di 20 anni prima. Non è che è un disastro, però è così, cioè non facciamo finta che non sia così. Voilà. Vabbè, vai, andiamo avanti. Qualche ora prima erano entrati nel distretto residenziale dei Draghi Celesti, la terra degli dei. Avevano distrutto lo zoccolo di drago che solca i cieli, simbolo dei nobili mondiali, dichiarando così loro guerra. La marina ha contrattaccato. Sì, ma posso dire una cosa? Cioè, scusate, la pagina prima. Giù. Cioè, lì c'è scritto che il capo di stato maggiore dell'armata rivoluzionaria e il re di Alabasta Cobra assassinati da Sabo. Vuol dire che, cioè, secondo questa frase, Sabo ha ucciso Dragon?
Che cazzo vuol dire? Vabbè, magari un insabbiamento da creata d'arte. No, 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 per carità, sicuramente è un insabbiamento, perché non è che Sabo tradotto col culo, Sabo è il capo di Stato. Andate avanti, dai. No, no, aspetta. No, è importante. Quindi quello che c'è scritto lì in realtà è che il capo di Stato maggiore dell'arma di rivoluzione, Sabo, ha assassinato Cobra. Sabo ha ucciso Cobra, basta. Sì. Ok. Ok, questo ha senso. Quindi stanno dando la colpa a Sabo di una cosa che hanno fatto. Ciao Yassir. Fatto sei arrivato Yassir. Grande Yassir. Ciao. Ok, quindi stanno dando la colpa a Sabo di una cosa che ha fatto il governo. Sabo uccide solo Cobra. Allora, per te... questa vignetta cosa significa? Shanks cattivo confirmed? Sono curiosissimo di sentire la cosa di Yassir. Dragon è morto. Io sono di questa opinione. Per me questa qua è proprio la conferma di Shanks cattivo. La chat, alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Vabbè, intanto andiamo avanti. Intanto vai avanti. Shanks sicuramente si metterà come ostacolo di Luffy. Sì, ci può stare. Cioè, quindi sei anche tu dell'idea che ha manipolato, tra virgolette, Luffy? Poi è un'altra questione. No, chiedo, sei della teoria che Shanks ha manipolato Luffy, gli ha fatto prendere il frutto per far sì che lui, dato che lui sapeva di non poter prendere il One Piece, sapeva che invece Luffy poteva arrivare a prenderlo e quindi l'ha condotto, lo vuole condurre fino al One Piece e poi incularlo alla fine? Boh, pure di più Rivi. Comunque. Vai avanti, dai. Sì, ma infatti scioccato, sarebbe un'altra retconna. Ok, va bene, comunque sia. Quindi stanno dando la colpa a Sabo per una cosa che con ogni probabilità hanno fatto quelli del governo. Dai. Va bene. Ci sta. Vai avanti. Allora, abbiamo detto Zucchero Nero dichiarandolo guerra con la Marina. Manipolato non lo so, sicuramente sapeva del frutto e gli ha donato il cappello, quindi ha influenzato la sua vita. Comunque sì, potrebbe sfruttare questa cosa. No, ma vediamo, infatti, amore, secondo me è ancora abbastanza presto. Cioè, vale tutto adesso, tutte le speculazioni hanno senso di esistere. La Marina... Al solito. Per adesso sì. La Marina ha contrattaccato con gli ammiragli Fujitora e Ryokugu, ma alla fine... Orso Bartolomeo, ex membro dei rivoluzionari, schiavizzato dai draghi celesti, è stato liberato. Poi sono fuggiti. Nota. Dal titolo sul giornale si legge scomparsa. Sarà stata dura anche per gli ammiragli combattere nella terra degli dei. Non scusarti per loro. E che mi dici della principessa Bibi? È scomparsa proprio durante l'assassinio di Re Cobra. Che ci vogliono mettere una specie di giallo. No, che magari lei sta confabulando con i rivoluzionari. Sicuramente. No, non è che. Cioè, sicuramente adesso. Loro volevano uccidere anche Bibi. La cosa sarà stata che. Loro volevano uccidere anche Bibi. Scendi giù. Però allora vai. Loro volevano uccidere anche Bibi insieme a Cobra. Ma i rivoluzionari hanno salvato Bibi. Sì, quindi palesemente. Questa era facile, dai, si può dire, questa ci sta, era facile. Capo ufficio del distaccamento di investigazione criminale della Marina. Nuovo personaggio questo, mai visto prima. Kuruma Tensei. La correlazione tra i due eventi è ancora sotto indagine. Povera la basta. La nave è ancora a Red Port. Non possiamo farla salpare ora. Consideriamo chiusa la questione del tentato omicidio di San Charlos. San Mojigard ha fatto fuggire il responsabile. C'è di mezzo anche l'intervento dei Cavalieri degli Dei. Questo complica ulteriormente le cose. Voi lasciateli fare. Ma possibile che Sabo abbia tirato i fili di tutti questi eventi? Il mondo sta fremendo. Nei giorni scorsi hanno attaccato i re di ritorno dal viaggio. L'hanno chiamata rivolta delle otto nazioni. Il seme della ribellione sta germogliando. Ok, vabbè. Allora, ci sono un po' di informazioni diverse, secondo me. Questo qui è il tizio che ha difeso... Cioè, uno di questi, se non mi sbaglio, è durante il Revier che è andato contro il Drago Celeste. Un Drago Celeste che è andato contro... il Drago Celeste... È il Drago Celeste buono. Quello che... E diciamo, quindi adesso lui è diventato un rivoluzionario. Dai, facciamo che lui è diventato un rivoluzionario. Redento, però visto che è un Drago Celeste stanno avendo problemi, diciamo... Sì, no, il Revier è finito, sì, ma ricordo.
No, questa cosa hanno sciolto la flotta dei sette. L'avevamo già visto, hanno attaccato i re di ritorno dal viaggio. Ricordo, questo non mi ricordo. Perché potrebbero essere due cose distinte, cioè effettivamente la... No. Effettivamente l'armata è quello che ha difeso Shirogi, ok, me lo ricordo. L'armata rivoluzionaria, cioè dipende quali re sono stati attaccati, perché magari l'armata rivoluzionaria ha attaccato alcuni dei re stronzi, tra virgolette. Non ha sicuramente attaccato Nettuno. Appunto dipende, perché se è stato attaccato Nettuno fanno finta di dare la colpa ai rivoluzionari, ma in realtà l'hanno fatto loro, cioè il governo, perché a quanto pare, vedi, cioè la marina non ne sa niente, e la marina sta cercando di indagare su una cosa dando per scontato che l'abbiano fatto i rivoluzionari, ma in realtà molte di queste temo una redenzione fatte... della marina alla fine contro il governo mondiale, ma ci potrebbe pure mezzo stare, cioè secondo me può starci anche una faida interna della marina, cioè a un certo punto quando alcuni capiranno che il governo fa gli impicci, una parte della marina rimarrà fedele al loro scopo e una parte invece si ribellerà a questa cosa e magari finiremo per vedere sì, hai ragione, gli assurdo, sono d'accordo. Ok, oramai tutti lo venerano come un dio, imperatore fiammante Sabo. La sua popolarità lo rende tanto influente quanto il comandante supremo dei rivoluzionari, Dragon, il drago della ribellione. Attenzione. Vai sotto. E suo fratello, Rufy Cappello di Paglia, è ora uno dei quattro imperatori. Il fratellino dell'imperatore fiammante ha distrutto un'antica istituzione. È il momento. La nuova era sta arrivando. Sopra. Proprio una strana era per diventare grande ammiraglio. Non importa come, ma io li fermerò tutti. Gli romper culo a tutti, Aokiji. Il nuovo quinto imperatore, Sabo. Ma è un rivoluzionario. Vabbè, palesemente i rivoluzionari diventeranno parte della ciurma della flotta dell'imperatore Rufy. Non ho capito. I rivoluzionari alla fine diventeranno parte della super mega flotta di Rufy. Sì, probabilmente le fazioni. Probabilmente le fazioni. Stasera One Punch. Sì, stasera One Punch. Probabilmente le fazioni. Non lo so, Lupi, non lo so, da come te la stanno a mettere, occhio, perché molto probabilmente da come te lo stanno mettendo, Sabo ha fatto lo scavallamento di grado. Ma Dragon c'è ancora. Ma Dragon è il padre. Sì, ma non è, cioè, da come te lo stanno mettendo sembra quasi che oramai gli abbia lasciato il posto di capo all'interno dei rivoluzionari. No, hanno soltanto detto che è diventato così famoso da eguagliare in celebrità Dragon. Boh, a me mi sembra proprio ragazzi, un assist. A mille no, sub no. Sull'unghia Francesco non sì, parte, rimane. Parla di si parla no, invece, okay, scusa, no, ma certo che si parla di popolarità, l'ho capito. Quanto siamo per 600 sub? 342. Regà, mancano 250 sub, se no si torna a una live a settimana. Ma c'è un'esecuzione? Sì, c'è. No, il sì, ah, sembra un patibolo. No, è il patibolo. È il patibolo. Ma è adibito a palco. Tant'è che il tizio c'ha un megafono in mano, quello sotto. Questo. Sì. Quindi no, sta usando il patibolo come palco, non è un'esecuzione. Hanno improvvisato un palco, diciamo così. Sì, stanno... Sì, sembra quel patibolo. Sì. Il patibolo. Però questa informazione della popolarità che cresce avrà sicuramente un significato molto più profondo di quello che apparentemente sembra. No, secondo me è semplicemente che vogliono farti capire che Sabo è un personaggio importante per la storia. Vediamo. Ricordati di Sabo, è figo Sabo. Ricordati di Sabo, è figo Sabo. Ma io posso, è carino, ma io prevedo un sacco di cose off screen. Ma che ne so, ma potrebbe essere pure che Monkey di Dragon a un certo punto te lo fanno sparire e riappare all'ultimo secondo contro Shanks in rosso. Per la salvaguardia del figlio. No, per salvare il figlio. Cioè, non lo so, ragazzi. Io lo vedo già scritto. Cioè, io lo vedo già scritto. Lo vedo. Lo scrive su Telegram. Lo Telegram lo scrive. Lo vedo. Già ce l'ho in testa. Vai. Che arrivano tutte e due davanti al One Piece, ma...
Shanks non lo può avere e quindi si scontra contro Luffy. Luffy lo batte e invece secondo me no, fino a una certa te seguo. Cioè, secondo me Barba Nera non sarà l'ultimo cattivo. Secondo me invece secondo me l'ultimo Shanks alla fine capisce che non può averlo, ma cioè, crede in Luffy e si sacrifica per far sì che Luffy lo prenda. Quindi con una battaglia finale contro Barba Nera. Secondo me invece Imsama versus Dragon è il combattimento clou fuori dalla situazione pirati. Secondo me sarà Dragon contro Imsama alla fine. Sì. Potrebbe anche vincere Imsama e dopo Luffy arrivare. Però allora dipende. Secondo me quello sarà il questo fatto del Shanks che in questo capitolo dice andiamoci a prendere One Piece potrebbe accelerare le cose e invertire l'idea che mi sono fatto, ovvero prima c'è Shanks che non lo so ti fa capire in realtà io ho usato Luffy per arrivare al One Piece, così impazzisce totalmente e Luffy lo schianta e poi c'è Barba Nera. Se no è il contrario, cioè prima c'è Barba Nera. Im è palesemente il villain finale, potrebbe essere. È palesemente, va. No, palesemente potrebbe essere un cattivo finale, sì. Anche perché, uno dei cattivi. Anche perché, però da come Umbroso, non sei incazzo, Umbroso, tenebroso. Sarebbe bello se Buggy si prende il One Piece alla fine, però dubiterei. Ma ottimo capitolo per cominciare a leggere One Piece Oda, si capisce tutto per chi non sa nulla. Sì, è vero, cioè se non hai seguito prima è un disastro, non capisci un cazzo. Questo sì. Beh, diciamo che ha messo alcune postille tipo il braccio per farti capire da dove è partito. No, sì, ti ha messo il flashbackino veloce anche per capire un po' di cose. Però ovviamente uno che non ha mai letto One Piece non può partire da questo capitolo, ragazzi, cioè, ma no, guarda, secondo me Akainu, da quello che li fermerò tutti, vuol dire che a un certo punto la marina Akainu smette di seguire ordini, va per i cazzi suoi e possibile una specie di smoker. No, parlo proprio di che uno che alla fine può essere pure che va contro il governo. Non importa chi, li fermo tutti. Me state tutti sul cazzo. Ho capito che me volete inculare, ma avete rotti i coglioni. Sono diventato grande ammiraglio nel momento peggiore, ma ho le spalle larghe. E quindi Im sto cazzo. Può essere pure che faranno governo contro Marina. Guarda, allora, Akainu contro Im. Allora, c'è un modo per cui io potrei cambiare la mia idea e dire potrebbe capolavoro. Ovvero che in realtà è Luffy che ha fatto finta di farsi manipolare per poi alla fine dire in realtà io che t'ho inculato ed è il vero cattivo. Non sarebbe capolavoro, sarebbe una merda perché Luffy vero cattivo le cose, cioè, non è che se tu scrivi un personaggio come Luffy e poi a un certo punto dici in realtà è cattivo, fighissimo, no, è una merda. Perché, bellissimo. Perché tu devi, sì, pure tu devi costruirli me. Personaggi. Bellissimo. Perché no, se non è che puoi fargli fare un cambio a 180. Ma che Attack on Titan? Attack on Titan è costruito. Attack on Titan, bellissimo. Perché effettivamente, se ci pensate, stanno sempre cominciando a mettere a schermo più attriti effettivamente tra Marina e governo. Ovviamente non succede, ragazzi, ho detto ma sarebbe male, bello. Marina e governo. A me piacerebbe un bot. Ci può stare, È una frecciata di merda. Bellissimo. Cioè, un personaggio che non è costruito così che all'improvviso cambia completamente a caso. Beh, a caso. Anche non c'è, cioè, nel senso ti ha inculato pure nel te. Senso ma che ti ha inculato? Sarebbe il male assoluto. Ti dico ha più senso la teoria Jar Jar Binks Sith. Cioè almeno Jar Jar Binks ha degli indizi per cui dice effettivamente fa delle cose che se fosse un Sith sarebbero più tipo che fa finta di inciampare ma in realtà ammazza tutti, che vota al Senato per far diventare il cancelliere con poteri speciali Palpatine. Cioè almeno fa qualcosa che dice effettivamente Jar Jar Binks magari Sith potrebbe starci. Cioè, Luffy non ha mai fatto una cosa che ti può far pensare però magari perché invece è stato molto bravo. Molto bravo, molto bello. Molto bello. Bravo Livio, voto al capitolo. Ah, questo è un bel capitolo. 8. Bel capitolo, non ti non 8. È giusto per come ricominciare. C'ha un sacco di roba. Ti farà pensare per una settimana in attesa del prossimo. Ha aperto molto strada. Secondo me 7.5 perché. Esatto, il flashback è un po'. No, quello è palesemente. Guarda, te sto a mettere l'acquolina testa di, no? No. Però non c'è senso quella cosa. Ma quella di coso. Pensavo al flashback di coso. Non c'è senso, quella è una merda. Però sapevamo che. Cioè, tanto. Quello sappiamo che è una merda quella parte. Poi c'è qualcuno che non vorrà accettarlo. Però sappiamo che è una merda tutto il tentativo di giustificare il Niga Niga. Perché
ci sono delle cose che non tornano. Quindi ogni volta che ci sarà qualcosa che tenterà di giustificare il Nika Nika, a volte magari sarà abbastanza carino da essere accettabile, ma altre volte sarà una merda perché non tornerà niente. E succederà ogni volta. Io spero che ci perda il meno tempo possibile a giustificare sto Nika Nika dall'inizio. Sti cazzi, andiamo avanti, dai. Cioè, è un retcon, vabbè. Dai. E the show must go on. Come il Lucky. Retcon, non ci abbiamo perso tempo. Non abbiamo cercato di giustificare un cazzo, andiamo avanti. No, ma questo è tradotto male. Sì, è tradotto male. Bah. Palesemente cattivo. No, Sugno, no, però visto che è ovvio che non funziona quando tenti di giustificarlo, lascia perdere, non prova a giustificarlo, vai avanti, il tuo continuo tentativo di giustificare una cosa creando altri buchi di trama, tipo quel personaggio, cioè il cornuto è un personaggio messo lì palesemente per provare a giustificare Nika Nika e fallisce miseramente, un personaggio scritto male, ok, da quando lo incontri a Wan, scritto male, se non ci fosse sarebbe stato meglio. Tu questa storia di merda del frutto che tenevano nascosto, rubato, era meglio se non la sapevi. E tu funziona male tutto. Non la sai? Dici, vabbè, non la so. Non so perché, non so per come, sti cazzi. Sicuro, bravo. Tentativo di giustificarlo spesso peggiora la situazione. No, comunque io più rivedo ste vignette, più me fa capire. Proprio, cioè, sono proprio messe a schermo come... cioè... Non è l'ho cresciuto, sono fiero di lui. Perché non è che dopo questo flashback c'è Shanks che dice sono fiero di lui, aiutiamolo a prendere One Piece, una cosa del genere. Cioè, dopo tutto sto flashback ti fa capire come, vedi, cioè... Beh, comunque grande Bartolomeo, Grande Bartolomeo, Team Bartolomeo. Il sorrisino, tipo, so conquista già... Conquista territori. Cioè, fa tutto parte del piano, cioè... Si tocca il braccio e tutto così e poi andiamoci a prenderlo One Piece. Ah, per me è proprio clean, proprio. Vabbè. Ragazzi. Shanks cattivo, se l'ha pensata all'inizio, complimenti a lui, Non l'ha pensata all'inizio. Da che cazzo ne sai? Perché non doveva durare così tanto One Piece. No, cioè, secondo me, Shanks era pensato come... il primo che capisce il potenziale di Luffy, vale. E che investe su di lui, cioè quello era Shanks, un grande personaggio che nonostante la sua grandezza capisce che Luffy può cambiare il mondo e investe su di lui. Sì, ma poi qualcosa, cioè, di suo. Livio, i pirati salpano per quello, l'era della pirateria si basa su questo, certo, ma perché proprio adesso? Perché proprio adesso andiamoci a prendere One Piece? Cioè, e come ti viene messo? Cioè, vuol dire che i tempi sono maturi per cosa? Perché non ci è andato prima? Mai anche. A me anche mi sembra... questo proveranno a giustificarlo. E sarà un altro problema. A me mi sembra palese, cioè... No, e te lo stanno provando a spiegare adesso, Blu, perché praticamente pare che lui volesse questo cazzo di frutto, quello che poi prende Luffy, che si pensava fosse un frutto di gomma, ma che in realtà è un frutto leggendario, perché ci doveva fare qualcosa per arrivare... Esatto, Michelino, può essere... cioè, all'isola finale. Lui comunque... Luffy glielo frega? Glielo dà lui di spontanea volontà? Lui sa di più di tanti altri, ragazzi. Lui stava nella ciurma, cioè, nel senso... Lui sa più cose di quante ne sappiamo noi. Ah, beh, sicuramente è vero, Torce. Il fatto che non ci siano più Big Mom e Kaido potrebbe essere un'altra giustificazione del perché si sia ricordato adesso di agire. Però te lo mettono dopo tutto il flashback, beh, dopo no, che pensi... No, quanto è passato? No, un conto è... mi fai vedere la scena di lui che legge il giornale e c'è Kaido sconfitto e Big Mom sconfitti. Beh, ma lo sai che Kaido è stato sconfitto, E come te lo mettono in scena? Se lui mi mette in scena, lui che legge cose fa ok, è ora di entrare in scena, allora lì ha senso. Se tu mi fai dopo il flashback di Ruffy eccetera, ragazzi, è messa a scena in questo modo. Ora, magari lo fa per depistare, ma la messa in scena è la messa in scena di uno. Ruffy è pronto per e quindi andiamoci, ecco, a prendere quello di Pimpio. Può essere sensato. Cioè, allora secondo me la cosa che ha meno senso di questa parte è che loro stanno andando a Wano e dicono non lo voglio più incontrare. Cioè, questa cosa non è chiara. Perché mi devi far vedere che... Secondo me no, sci. Cioè, secondo me è solo per far dire al lettore oh che bello, adesso vanno a Wano, li incontrano, sì. E poi dici no, non andiamo più a Wano. Cioè, qua,
Io vorrei capire la discussione. Vabbè, prima, braccio, no? Dai, cioè, nel senso, che ne so, tre giorni fa loro fanno andiamo a Wano e Shanks fa dai andiamo a Wano. Sta andando a Wano e poi c'è tutto fa non andiamo più a Wano. Perché? Perché Luffy ha vinto. Cioè, nel senso, tutti gli altri pensavano che stavano andando a Wano perché, per incontrare Luffy, no? Cioè, il fatto che Luffy vinca non dovrebbe cambiare questo piano, però... Vabbè. Magari lui voleva andare a Wano per aiutarli contro Kaido e poi dice vabbè la sconfitta da solo non ci vado più e... Cioè sì, però me lo fai vedere allora, no? Dici sì, siamo sì, arrivati sì, troppo tardi, cioè ci sono riusciti anche da soli, sì, capito? Sì, 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 sì. E, cioè sono meglio di quanto mi aspettassi, che so, pure il mio piccolo Asop è cresciuto così tanto, non lo so, dai. Cioè lo puoi mettere una frase per far capire che loro stanno andando ad aiutare la ciurma di Cappelli Paglia, ma non sono arrivati in tempo e quindi non ha più senso andare lì. Comunque forse sperava morisse per qualche motivo? No, secondo me lui lo vuole vivo. Oppure sì, se sperava morisse per curargli il frutto, per riprendere il frutto, però in teoria rinasce a caso il frutto. No, ripeto, quello che non no, sai. Però secondo me, io sono più dell'idea che l'ha fatto prendere a Ruffy di proposito. Per il Pagnigriff, ma allora dovrebbe comunque andarci. Cioè, adesso che fa, torna indietro, andiamo a prendere il One Piece perché è andato per il Pagnigriff se tanto non gli serve. Cioè, boh, questa cosa è strana. Che se ti serve il Pagnigriff, devi comunque andarci a Wano. Non è che cambi idea perché ha vinto. Ma palesemente i Pagnigriff non gli servono. No, certo, da questa frase si mi anche perché mi credo che lui abbia. Ipotizzo le traduzioni dei Ponygriff che già hanno fatto Gold Roger, perché lui comunque tutti i quattro Ponygriff con Gold Roger e Oden se li ha fatti tutti. Lui l'ultimo tratto teoricamente da bambino non fa, perché se sente male Buggy rimane con lui teoricamente. L'unica cosa sensata è che effettivamente Goldie Roger gli ha detto, Goldie Roger gli ha detto che bisognava aspettare l'avvento di Niga per poter andare a prendere One Piece. Nel momento in cui lui scopre dell'avvento di Niga, dice vabbè, sti cazzi, non serve più niente, andiamo. Ma può essere pure che momento di andare. Ma può, sì, sì, ma, può, ma ti ripeto, cioè dipende perché Goldie Rogers si è messo a ridere. Quindi inevitabilmente, molto probabilmente, è che lui gli ha detto che ha visto già Ruffy. Sì, lo sai anche perché ragazzi, cioè, perché ha visto direttamente Niga Niga Goldie Rogers. Però allora è un piccolo particolare forse interessante, mi è venuto in mente adesso. E loro sanno semplicemente che Kaido è stato sconfitto a Ruffy. Loro non sanno che è stato risvegliato il frutto. Però vedono dall'immagine. Cioè, lui in realtà... vedi, cioè, queste immagini in realtà. Cioè, guardate come lo guarda, tipo. Si è risvegliato. No, ci sta. Ma tra l'altro non è neanche vero che. Cioè, che... È proprio la cosa del oh, si risveglia, i tempi sono maturi. Cioè, io la leggo così. Sì, sì, ci sta. Esatto, nella taglia vedi Ruffy risvegliato, per quello. È figa sta cosa, in realtà. Non era lui che si sentiva male, non Buggy. Buggy è quello che rimane con lui. Non mi ricordo. No, era lui che si sentiva male, Buggy che rimane. O il contrario. Era Buggy che stava male. Ok. Vabbè, cambia poco, dai. Vabbè, ok, però in teoria lui teoricamente non è andato e Shanks rimane. No, perché è rimasto con Buggy. Vabbè, anche quello è ovviamente, cioè, non sono andati perché altrimenti metterli lì che già sanno sì, tutto è sì, un po' sì, merda. Sì. Vabbè, io presuppongo che comunque Gold Roger gli abbia detto qualcosa. Ah, sì, no, certo. Gli ha raccontato, una volta che vanno, tornano senza il tesoro. Scusa, che cazzo è successo? Sì, ci sta. Guarda, il motivo è questo. Shanks, sì, vabbè, palesemente quando torna ci parla, ci sta. La foto cambia ogni volta, una volta. Che vuol dire? Vabbè, quella foto in teoria non mi sembra cambia. Vabbè, comunque... Vabbè, nel senso vabbè, blu, figa, comunque alla fine teoricamente non sono andati sull'ultima isola, questa è la parte importante. Gli occhi coperti della mano, una volta no. Ah, vabbè, quello vabbè. Forse mi è disegnato solo male. Famo sta top, dai. Che dai, devo, top no? 5. Vediamo che cosa succederà in futuro. Sono curioso. Ma almeno ha messo curiosità. Sì, però lo sai che questa curiosità rimarrà in stallo per un sacco di tempo adesso. Top 5 formati di pasta. Formati di pasta. Top 5 film dove vi siete rotti i coglioni dopo 30 minuti di visione.
Top 5 frasi per interrompere la gente. Cioè i formati immagino i tipi di pasta. Sì, cioè farfalle. Sì, sì, sì. Mi dai una matita? Grazie. Top live, ci sarà Claudio al posto del biondo, finto biondo. Stasera dovete fare i numeri, raga, perché lo consente il capitolo. Lo consente. Il capitolo lo consente. Guarda come gongola. Guardalo, guardalo come gongola. Il gongoloso. Come stasera di che si parla? Sono uscite 80 pagine quasi di One Punch. Tutti i power scaler stanno tutti lì arrabbiatissimi perché Saitama è Fodden, Fodder, quello là. Fodden, Fodden. Sì, 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 vale, sì, ovviamente. Porco Livio, Valentina. Perché? Ah, ok. Allora, fatto. Top 5 formati di pasta. Ale, allora io parto con... È la prima volta in cui metto la flop, cioè metto una flop. C'è la peggior pasta della storia dell'umanità. E spiegherò anche il motivo. Questa è una unpopular opinion. I bucatini sono il male assoluto. Perché? Timbrati di sugo. Sì, allora, perché sono difficili, sono difficili da... Da aggrovigliare, cioè da con la forchetta, cioè non sono difficili proprio da prendere e ti sporcano un botto. Cioè, sono proprio gli spaghetti con un buco dentro, semplicemente per farli più grandi, ed è una merda. Proprio una merda questa cosa. I bucatini sono proprio la pasta del male, ok? Chi l'ha fatta evidentemente voleva rivendicarsi di un trauma che ha avuto da bambino e lo voleva ripercuotere su tutte le persone. Va bene. Comunque, numero 5. I rigatoni. Buoni rigatoni. A me piacciono le paste che si possono prendere facilmente, ok? Non quelle troppo piccole che ti serve quasi il cucchiaio per prendere, no? Invece i rigatoni sono belli grossi così, te li inforchetti, te ne prendi 3 e te li ficchi in bocca. Facile, easy, si impregnano di sugo, buono. Al quarto posto le casarecce. Le casarecce sono molto buone. E c'hanno anche, cioè non lo so, ci sono dei tipi di pasta che anche con la forma ti danno quasi la sensazione di avere un gusto diverso, non lo so. Hello there, Cioferro. Quindi mi piace molto. Allora, al terzo posto le fettuccine. Le fettuccine sono gli spaghetti che almeno li puoi aggrovigliare, però sono piatti, ci sta. Al secondo posto, gli spaghetti. Gli spaghetti, come si fa? Come fa un romano a vivere senza spaghetti? Come fa? Gli spaghetti, un classicone. Ma al primo posto, la pasta migliore della storia, e chi dice di no è un fanfarone, le pennette rigate. Le pennette rigate sono grandi abbastanza da prenderle, si impregnano di sugo, sono il bene. Va bene. Le pennette rigate, ragazzi, stanno bene su tutto e sono buonissime. Insomma, no? Porco Livio. I fusilli.
Allora, top 5 film dove vi siete rotti i coglioni dopo 30 minuti di visione. Faccio una menzione d'onore. I fusilli hanno il problema che si spezzano in due, molto troppo facilmente. Faccio una menzione d'onore a Deadpool. Deadpool è divertente i primi 30 minuti, poi a un certo punto... Qual è la top? I top 5 film dopo, dove ti sei rotti i coglioni dopo 30 minuti. Ah, Star Wars. Dopo 30 minuti la comicità è sempre la stessa e a me mi ha stuccato. Al quinto posto, tutti i film di Thor a parte Love and Thunder. Mamma mia che coglione. Compreso Love and Thunder. No, Love and Thunder no. Love and Thunder sono arrivato fino alla fine senza problemi. Molto meglio degli altri. Cioè è stato godibile. È stato godibile. Al quarto posto, Akira. Regà, Akira c'ha tante cose che proprio io sopporto a fatica. Cioè io riconosco l'innovazione, tutto qua, però poi mi devo vedere il film. Mi devo vedere il film e il film c'ha le bande criminali teen giapponesi. A me mi rompe i coglioni questa cosa, la mettono ovunque i giapponesi. Mamma mia, insopportabile, insopportabile. Guarda, l'unica pecca di Slam Dunk, che dovevano fare questa sottotrama del cazzo, delle gang di merda, delle scuole in Giappone, non me ne frega niente, non me ne frega niente. Vabbè, tutta l'ultima parte di Akira è tutto un sogno lucido, troppo, too much, mi sono rotti i coglioni. E poi... Bravo libanese. Al terzo posto, e questo Claudio mi verrà incontro molto volentieri, Evangelion 13 Hour Secret Soldier of Benghazi. È un film di Michael Bay che ci siamo visti tutti insieme a casa di Claudio. Eravamo tipo 8 persone, 6 dopo mezz'ora dormivano. Io, soltanto perché non riesco a dormire quando guardo i film, non dormivo, ma ero veramente in rottura di coglioni cosmica. L'unica cosa che mi tirava su era vedere gli altri che dormivano. E poi mio fratello: il film più bello che ho visto nell'ultimo X. Ragazzi, è bellissimo. Michael un Bay film non è incredibile. Michael un film Bay incredibile. Non è un una merda quel film, una rottura di coglioni. Ma inarrivabile. Vabbè, ma Dodo nel momento in cui non piace alla massa, allora lui... Ma incredibile. Se lui ci stanno tre persone, a due non gli piace, lui è il terzo a cui gli è piaciuto tantissimo. Cioè lui fa il contrario di quello che dice. Sì, no, tutti i personaggi uguali, zero caratterizzazione, tutto al buio. E... Ma c'è proprio... Ma chi se ne frega, chi se ne frega. C'è proprio un film a chi se ne frega. E vabbè, no, ma perché... Cioè, nel senso... Ad esempio, Michael Bay, non so se è il regista o il produttore di cosa? Della, Transformers. No, Transformers, ok, lo sapete. Mi sono rivisto un pezzo e ho capito anche perché fa così schifo Transformers. Vi voglio lanciare una sfida. Vai. Vedetevi Transformers e cercate di dire 1001, 1002, 1003 per ogni inquadratura. Non ci arrivate. Ah, che è tutto veloce, vabbè, e poi lo sai cos'è? Non è che ritorna all'inquadratura prima, ne fa un'altra. Cioè, è proprio un disastro. Cioè, se ci fai caso, ti fa proprio male la testa. Ma è vero, cioè, male la testa, ti fa male la testa solo a te. Dai, no, ma che, no. Cioè, ma non puoi cambiarmi, neanche tre secondi mi cambi. Ma guarda, io nella mia visione non ho percepito nessun problema da questo. Guarda, che il primo, secondo me, il primo Michael Bay non è manco troppo male. Perché sia The Rock, comunque, io volevo dire Black Sails. Black Sails è una serie di film di Michael Bay. 1002, 1003, e vedi se in quel momento cambia l'inquadratura. Guarda ogni quanto cambia l'inquadratura. Bad Boys. Non si capisce un po'. Ma pure The Rock. The Rock, Armageddon. Sì. Ma sì, ma so buoni film, dai, dove non per cazzo. Però Black Sails è una serie TV fighissima. Black Sails è una merda. Asso dice che è una merda. Judgment Day su Black Sails. Ah, guarda, è una delle mie serie preferite. Comunque sì, andiamo avanti. E al secondo posto i film reboot di Evangelion. Ah, mi sono dovuto vedere tutti quei film per fare la cosa
il Judgment Day su Evangelion. Bello Evangelion, concettuale. Mamma mia, veramente stavo lì nell'oscurità della mia veranda. Già la... Ma che tanto conosci già la storia, a metà della storia è diversa. Cioè. Ma a un certo punto cercavo qualcosa che mi potesse distrarre, non c'era, perché cioè, era tutto buio e c'era solo il film di Evangelion. Mamma mia, raga. Mamma mia, che pesantezza. E vabbè. Al primo posto. Lo so io. Lo so io. Vai, Maggi. Pensavo fosse Matrix 4. Non è Matrix 4, è il film quello lì, Assassino sul Nilo. No, ma che? Matrix 4. Assassino sul Nilo, ho detto 10 minuti, si è rotto il cazzo. Sì, Assassino. Sì, vabbè, ma Assassino sul Nilo. Sti cazzi, c'è cioè, un filmetto. Anzi, sai che c'è Assassino sul Nilo. E andavo avanti a vederlo con la compiacenza. Sì, è vergognoso, se posso. Con la compiacenza di avere ragione. No, cioè, aspettavo il momento in cui mi avrebbe dato ragione il film. E vedevo il film annaspare nel tentativo di distrarmi. Ma non mi distraeva, perché io sapevo come sarebbe dovuto andare. Ero sicuro che sarebbe andata così. E infatti, alla fine, dopo tutti i tentativi di depistaggio, è andato così. Quindi, e sono rimasto compiaciuto. A cazzo, Tenet! Tenet invece dà. Alleva Matrix 4. Che Tenet, no, beh, sì. Matrix 4 al massimo scala, ma. Cioè, levo i film di Thor, che tanto chi si incula. Tenet, no, raga. Tenet non è un. Oh, oddio, c'è pure No Way Home. Madonna, raga, ma quanti so? Vabbè, so troppi da mettere tutti quanti in una classifica. Con questi sì. Tenet, No Way Home, altri due film di merda. No Way Home, vabbè, non è un film. Tenet. Oh, grande Falch, ma meno male che c'è Falch. Ringraziate Falch. Lei un ringraziate Falch. E quando vi regala la sub, voi regalatela a qualcun altro. Sharate l'amore. Esatto, esatto. Falch go out. Sì, sì, no, era da fare una top 50, sono d'accordo. E Tenet è un film di merda che tenta di confonderti con un audio esplosivo e scene caotiche per nascondere il fatto che la trama, se ti concentri un attimo, al minuto 10 hai capito tutto e andrà esattamente così. Una merda. E però Matrix 4, raga, Matrix 4 belli. Il fatto è che Matrix 4 belli i primi 20 minuti e mi piace l'attacco e poi diventa una merda. Poi ci sono altre due ore di inutilità. Inutilità perché il messaggio l'hai già mandato e quello fa solo cagare. Vai. Okay, lo so, asso. Tutti i nuovi, le nuove, punto esclamativo, Telegram. Top 5, fra. Michael Batti, arrivederci, il Judgment Day su Matrix 4, non mi metto a spiegare perché ho ragione, ma dopo che l'ho detto dirai che ho ragione. Top 5 frasi per interrompere la gente. Bello. Esattamente. Bello. Numero 5 si parte dalle basi. Questa aspetta. Quella è le basi. Basi, numero 5, le e basi. Quella è la base. Mentre però. Una persona sta parlando, per farla irritare, si utilizza la frase standard. Stai a dire un sacco di cazzate. Questa irrita da morire. E quello lì si prende il suo secondo. Cioè, tipo, tu parla, no, perché stai a dire un sacco di cazzate. C'hai quel secondo di pausa in cui devi metabolizzare che... Sta merda. Tant'è che al numero 4 ce ne metto una direttamente correlata, ma che tu utilizzi quando questa non ha effetto, perché questa sì che ti fa sbroccare. Questo è un power up. Sta zitto, adesso parlo io. Là vorresti lanciare qualcosa. Lì siamo proprio a livelli di, non so, porta batterie level per tirarlo in faccia a qualcuno. Ok. Ok. Al numero 3 ce ne metto una concettuale, perché è un ulteriore power up, ma va saputo usare, e se la impari questo tipo di mossa che ti viene fatta contro, devi essere bravissimo a contro fargli una contromossa, che è quella che usa spesso lui. Sai che frase usa spesso lui? Te ne sei accorto? Vabbè, non mi interessa, andiamo avanti. Ah no, lui di solito utilizza... No, cosa... anche questa usa. Ma parli di cose che non conosci. No. Ti fa, vabbè, non mi interessa, andiamo avanti. Vabbè, perché mi rendo conto che non si è stagnato avanti. Il discorso. Non andiamo avanti. Tu lì devi essere bravo a non cadere nel tranello. Non si cade nel tranello lì. Una volta che sai la sesta volta la carta, stessa cosa. Quando vedi la carta trappola, invece no, che andiamo avanti, continui a parlare, andiamo nel merito, rispondi. Ma, no, aspetta. Se tu mi vai più nel merito, mi dici qualcosa che non hai detto prima,
io t'ascolto, il problema è quando percepisco che la terza volta mi ridici la stessa cosa, dico ok, va bene, andiamo avanti. Cioè andiamo avanti può essere anche carta nello stesso trappola. Argomento, ma con un'argomentazione diversa. Carta trappola questa. Al numero due. Questa si utilizza ovviamente, ma in una situazione specifica. Non lo so, ipoteticamente parla, la prima che mi viene in mente. Si sta parlando di manga. Manga a caso. One Piece. A un certo punto tu stai parlando, il tuo interlocutore ti guarda in cagnesco e ti dice, mentre stai parlando, ma tu l'hai letto il manga? Ma che manga hai letto? Questa. Grande frase questa, bravo, giusta, una bella tattica, mi piace un sacco, è una tattica giusta che ci sta, si fa scuola, ma il numero uno, ma che la devo dire al numero uno, ma c'è bisogno che la dica al numero uno. Al numero uno non si deve nemmeno dire, al numero uno si fa solo così e si spamma in continuazione. Non si parla, non c'è, non, appena, aspetta. No, questo, dimmi. No, aspetta. Mamma, geniale, che è un genio quello che l'ha inventato. Perché non è, non è irritante, ma ti interrompe. Non ti dà fastidio perché non ti lasciami senti... Lasciami spiegare. No, solo aspetta. Perché comunque è una bella frase, perché non è irritante. Però comunque ti stoppa. Tu dici, vabbè, dai, dimmi. E lui ha vinto. Perché tu avresti continuato. Però sai, è stato gentile, non stai troppo irritante. Ovviamente c'ha un grande bug questa frase, che è la ventesima volta. La sgama, ti rode il culo. Però le 17 prima, dimmi, dai. Così. E ti posso dire... È contagioso. Sì, cioè, io non so se prima noi dicevamo aspetta, ma io sono sicuro che adesso lo diciamo. Sì, assolutamente. Sì. Ogni tanto sì. Nella normalità. E non solo, ormai io me ne accorgo comunque l'altro giorno. Gianluca Lupus, a un certo punto fa aspetta, ho fatto tipo Dio. Sì. Una vibrazione, la forza. Ormai c'è il radar. E me ne accorgo anche mentre lo dico io. Un attimo fa l'ho detto a Maggio, ho detto aspetta. Siamo stati tutti plagiati dal pro di Axility. Axility ha fatto scuola. Babbo, ragazzi, stasera live incredibile sul capitolo di One Punch Man, la vendetta dei Power Scaler. Beh, più che la vendetta, il debunking dei Power Scaler. Il debunking dei Power Scaler. Il debunking, questo è ogni settimana peggio ormai. Mamma mia, questo vabbè. Da quello che... credo di aver capito, vedremo la fine dello scontro. Sarà divertente. Sì, sarà la fine dello scontro. Va bene. Io non l'ho letto, quindi no, manco io. Sarà una blind reaction. E ci sarà tutto. Ci sarà 74 tutto. Pagine di orgasmo. Ci sarà a stasera, tutto. Ragazzi. No, memory. Starò attento. Ciao. A stasera. Ciao a tutti e tutte.